Ci attende un inverno rigido ma senza neve, una primavera e un'estate mite, gradevole e con poche piogge, precipitazioni che non aumenteranno nemmeno in autunno. Questo il responso delle cipolle di Urbagna che ogni anno nella notte di San Paolo fra il 24 e 25 gennaio rivelano che tempo farà nei restanti mesi dell'anno. La tecnica della lettura degli spicchi di cipolla è da anni maneggiata da Emanuela Forlini di Urbagna, insegnante depositaria di questa tradizione che, come puntualizzato sempre dalla stessa Forlini, non ha nulla di scientifico. I 12 spicchi di cipolla bianca esposti nella notte fra il 24 e il 25 gennaio hanno questa volta limitato al minimo lo scioglimento di sale. Un'indicazione tradotta in una scarsità di piogge che accompagnerà il 2021 della provincia. Un anno che continuerà con un febbraio molto freddo ma scarso di neve, un marzo ventoso e un aprile mite. Dopodiché, da maggio a settembre, una lunghissima bella stagione con poche piogge circoscritte fra inizio giugno e fine settembre. Piogge che non si intensificheranno in autunno. Tempo buono ad ottobre, nebbie frequenti a novembre, per concludere con un dicembre più gelido del solito.